I giornali quotidiani raccontano, commentano, però cercano anche di capire, è una funzione importante della stampa, ed oggi cercano di capire che cosa è successo veramente in Russia, cosa sta per succedere, perché insomma abbiamo seguito tutti quanti nel weekend, ieri l'abbiamo in prima di tutto sport velocemente affrontato, insomma quel viaggio a ritroso delle truppe Wagner appunto che vanno verso Mosca, che cosa è successo veramente, perché si è fermato Prigozhin. Oggi c'è un'indagine collettiva direi sulle due figure, Putin e appunto Prigozhin, e anche su tutto quello che sta per succedere a livello internazionale, come cercano di capire i giornali cosa è successo nella triste e dolorosa vicenda di Casal Palocco a Roma con gli youtuber, così viene definito questo caso che insomma purtroppo sono andati a creare un incidente mortale che sappiamo benissimo, insomma, ha fatto molto discutere. Si parla nell'ordinanza del giudice appunto anche della velocità a cui andava la macchina, e di questo parleremo. Come i giornali cercano di capire che cosa succede nella politica, perché? Perché c'è stata in sordina, ovviamente, in una regione seppur minore dal punto di vista delle dimensioni, e a parte tutto quello che è insomma la retorica di scherzo anche sul Molise, sulla sua esistenza oppure no, in realtà è una regione importante del nostro paese dove si è votato, e nonostante sia andato molto a rilento lo spoglio, si è capito sin da subito che la destra avrebbe fatto man bassa, come è accaduto in altre elezioni, come è accaduto in Grecia. La destra continua ad imporsi, in quel caso a livello nazionale. Mitsotakis appunto è il premier che può governare a questo punto da solo dopo le elezioni bis. Anche di questo parleremo. Cercheremo di capire come fanno i giornali con un vero protagonista della Toscana, in questo caso della politica, ma anche della società. Lo annuncio subito, il nostro ospite di oggi, subito dopo la lettura dei giornali, sarà Marco Biagioni. Con lui cercheremo anche di indagare quali sono le evoluzioni che portano al ragionamento sulla città. Al di là del gossip politico, promettiamo che stavolta non parliamo di nomi sui candidati sindaci, almeno ci proviamo, se non con delle piccole battute, ma cercheremo di parlare dei temi. Lo facciamo qui oggi, a prima di tutto. Questo programma è offerto da Nigro Costruzioni. Creiamo spazi, costruiamo il futuro. www.nigrocostruzioni.it. Confcommercio Pistoia e Prato. Scopri i vantaggi di essere socio. Bentornati a prima di tutto, martedì 27 giugno. Ringrazio immediatamente la squadra dei tecnici che rende possibile tutto questo. Giada Mazzei, qui in studio, e invece in regia abbiamo Sandro Pettorali. Andiamo immediatamente sulle notizie perché, come vi ho già detto, voglio discuterne poi con Marco Biagioni. Abbiamo diverse cose di cui parlare, però qui si impone lo spaccato internazionale. E a proposito di questo verbo, torna Putin, non ci spaccherete, dice sul titolo del Corriere della Sera, titolo principale del giornale. Washington dice non siamo coinvolti, lo vedete appunto nel catenaccio, insomma, quello che sta sopra il titolo, la telefonata di Biden a Palazzo Chigi, l'esercito ucraino avanza e supera il Dnipro. Tutti elementi interessanti di racconto, il primo, quello di Washington, quello degli Stati Uniti che ci tiene a prendere le distanze da quello che è successo, il secondo, quello di una telefonata che ieri il presidente Biden ha fatto a Giorgia Meloni. Anche qui ci sono state delle polemiche sui giornali, leggerete diverse letture di questa telefonata, è tardiva rispetto a quella che Biden ha fatto con i leader francesi, e del Regno Unito e tedeschi. No, è una prassi consolidata, importante, è un riconoscimento dell'America, insomma questo è un argomento che appassiona molto i giornali, però senza dubbio il sottotitolo è quello che ci interessa di più dal punto di vista degli equilibri, perché il leader russo dice avrei soffocato la rivolta, riferendosi alla marcia mancata su Mosca, tra i Wagner appunto anche patrioti, dice, e Prigozhin appunto precisa che non era un golpe. Io voglio far vedere immediatamente, prima di farvi vedere la differenza con gli altri, mostrarvi la differenza con gli altri giornali, qual è la scelta
che fanno sia tutti direi, i quotidiani principali, ovvero nel tentativo proprio di comprendere, come spiegavamo in prologo, mostrano le foto dei due principali protagonisti di questo accadimento, anche diciamo così, dando peso alle loro parole, anche dei ritratti fotografici. Vedete, questo è il primo piano del Corriere, visto che abbiamo cominciato dal Corriere. Quindi Prigozhin, il capo della Wagner, dice: volevamo giustizia, non abbattere il regime. Ma subito dopo, a pagina 3, c'è il volto di Putin. Dobbiamo dire, lo dico anche perché ascolta il podcast, un volto molto più preoccupato del solito, diciamo, ha mostrato la sua fragilità anche fisicamente in video. Il presidente dice: non ci spaccherete, potevamo soffocare la rivolta nel sangue. Un po' si dicono, un po' il paradosso che si dicono la stessa cosa Wagner e, scusate, Prigozhin e Putin, perché Prigozhin dice: non siamo arrivati a Mosca per non fare spargimenti di sangue. Insomma, Putin dice invece il contrario: potevamo soffocare la rivolta nel sangue, nel senso dice la stessa cosa, però è stato un momento di grande fragilità. Allo stesso modo vi faccio vedere anche la prima pagina, a questo punto, della Repubblica. Il diktat di Putin è il titolo scelto dal giornale, appunto, di Molinari, e allo stesso modo sempre Repubblica fa vedere in questo primo piano i due volti, stavolta rovesciati, siamo nel racconto del presidente russo e appunto del diciamo così, capo dei ribelli, che ha una storia anche molto particolare, sapete tutti, no? Prigozhin vuole salvare gli affari, il cuoco cerca un nuovo patto, e appunto Daniele Raineri in questa bellissima cronaca e analisi appunto disvela anche un po' quella che è sempre la storia che accompagna la leggenda metropolitana, che accompagna l'ascesa di Prigozhin, che insomma cucinava per strada, a quanto pare poi è diventato amico di Putin, è diventato il cuoco di Putin, e poi insomma in questa epopea stranissima verso la carriera militare è diventato capo di questa milizia internazionale che, come sapete, si muove non solo in Ucraina, ma per esempio in tutta l'Africa, abbiamo letto nei giorni scorsi. Ancora andiamo avanti con le prime pagine dei giornali, perché ci sono anche altre notizie importanti. Intanto, sempre sul fronte ucraino, c'è questa storia bellissima di Fabio Tonacci sull'uccisione di due sedicenni, appunto Tiran e appunto Mikita, morti da partigiani. C'è un bel racconto che viene fatto su Repubblica proprio di questa vicenda terribile, che viene presa ad esempio, e anche questa parola insomma che evoca sempre molta insomma, compassione e passione, quella della partigianeria, e quindi Repubblica racconta questa vicenda. Devo dire che, oltre a raccontare la controffensiva, appunto ora ve la facciamo vedere qui a pagina 7, è veramente una storia che colpisce, quella di questi due ragazzi appunto per l'Ucraina. Vi leggo qualche riga di questo articolo che vi ho segnalato, appunto una corrispondenza da Kramatorsk per l'Ucraina: affamato di simboli e patriottismo, sono già eroi nazionali, eroi bambini, il volto imberbe, gli occhi ribelli, un ansimante slava ucraini, pronunciato nell'ultimo video postato su Telegram. 16 anni appunto Tiran, 16 anni Mikita, amici di scuola, amici fino alla fine, gli hanno sparato sabato appunto a Berdyansk, la città occupata nella regione appunto di Zaporizhia, hanno mirato al petto e alla testa dei due minorenni, perché li accusano, ripeto, li accusano di aver ucciso un poliziotto collaborazionista e un militare russo. Sono morti nel giorno in cui il mondo osservava attonito un esercito di mercenari marciare su Mosca. Insomma, nell'articolo, nel resto dell'articolo che vi invitiamo a leggere appunto ogni giorno noi da qui, vi invitiamo ad andare nelle edicole e comprare i giornali, approfondire, noi facciamo solo delle segnalazioni, ecco, c'è anche tutte le ombre, ci sono tutte le ombre che ovviamente stanno alla base di questo. A questo punto vediamo il resto di Repubblica, finiamo lo sfoglio, arrivano gli spartani, ve l'abbiamo detto precedentemente, l'ultradestra di Atene, Dio, Patria e Famiglia, perché assieme alla vittoria di Mitsotakis c'è anche l'avanzata forte dell'ultradestra, un elmo per vessillo, ci dice l'inviata Anna Lombardi, e il nome che evoca la disciplinata città-stato che sconfisse Atene nella guerra del Peloponneso sono gli Spartaties, scusate, Spartiates, sì, ho letto bene, gli Spartani, movimento politico di estrema destra, la vera sorpresa di queste elezioni greche, dove tutto era annunciato, a partire dalla vittoria del partito conservatore Nea Dimocrazia di appunto Kyriakos Mitsotakis, appunto il premier uscente, dopo aver vinto le elezioni appunto col proporzionale un mese fa. Si è ripetuto, ve l'abbiamo già detto prima, una volta, e neanche troppo tempo fa era Alba Dorada, adesso sono gli Spartani, con questo nome che evoca un po' anche
la mitologia greca, però insomma sono una minaccia. Se leggete il resto dell'articolo capite bene a che cosa ci riferisce. Un'altra notizia passata un po' in secondo piano, la condanna a 23 anni a Cospito che esulta nell'aula di tribunale collegato appunto, però la revoca del 41 bis resta lontana. Ovviamente si parla di un altro episodio, di un altro attentato, e colpisce questo pugno alzato appunto che segna la sua presunta vittoria, ha scampato appunto la condanna all'ergastolo, e questo è appunto per lui in questo caso, in questa vicenda, una vittoria senza dubbio. Completiamo lo sfoglio anche del Corriere della Sera per completezza, perché ci sono notizie importanti che riguardano la politica diciamo nazionale. Meloni, droghe, basta con il lassismo, sulla cannabis scontro alla Camera. Che cosa è successo? Ieri c'è stato una sorta di convegno del centrodestra alla Camera e se tutti sapete insomma Riccardo Maggi, che è di Più Europa, è saltato in piedi con un cartello cannabis, se non ci pensa lo Stato ci pensa la mafia. Ve lo facciamo vedere per coloro che stanno guardando appunto in questo momento in televisione quello che è accaduto. Ebbene, Meloni ha risposto in maniera molto veemente, insomma prendendo anche a cuore questa vicenda, dicendo che in realtà, appunto accusando il fatto che in TV ci siano serie pro spacciatori e film anti Muccioli. Muccioli, lo sapete, si parla di Vincenzo Muccioli, il fondatore e creatore della comunità di San Patrignano, che ora non c'è più. C'era stato quel documentario trasmesso da Netflix molto, molto bello, e appunto di Gabardini, che si chiamava Sampa, e che raccontava la vicenda addirittura. Cioè, insomma, in realtà sia i lati chiari che quelli scuri di Vincenzo Muccioli, cioè mettendoli in luce entrambi. E ieri c'è stato questo scontro, è uno di tanti scontri diciamo che sfociano anche nell'ideologia in questo momento. Molise, vittoria del centrodestra, come vi dicevo prima, l'alleanza PD Movimento 5 Stelle fallisce il test. Roberti è il nuovo governatore, Francesco Roberti ha preso il 63,3% dei voti. Il centrosinistra in questa coalizione diciamo spostata nel campo non larghissimo, spostata sul Movimento 5 Stelle, del PD ovviamente, con il Movimento 5 Stelle, ha raccolto poco, soprattutto insomma il Movimento 5 Stelle non è riuscito a dare con un candidato proprio una sua propulsione rispetto alla corsa. Ebbene, questo è successo. Poi magari chiediamo a Biagioni cosa ne pensa di tutto questo. Chiarimento in aula di Santanchè, ora nella maggioranza c'è chi frena, sapete l'inchiesta di Report, ci sono i dubbi di Fratelli d'Italia e anche nella Lega sull'opportunità del fatto che la ministra appunto parli pubblicamente giovedì in aula, ma a questo punto è diventato quasi necessario perché il caso si è allargato molto, sono in molti a chiedere le sue dimissioni e non solo nel centro-sinistra. Testamento Berlusconi, le scelte per la continuità, un altro articolo molto curioso che vi invitiamo a leggere a pagina 15 sul Corriere, appunto nella guida delle aziende, le quote per l'assetto di Fininvest e fascina appunto, potrà restare ad Arcore. Appunto Mario Gerevini ci racconta questo testamento, questa eredità, ancora una volta la scia lunga della morte di Silvio Berlusconi. In Italia il record di longevità, ma un giovane su 10 lascia gli studi, molto interessante il dossier dell'Istat, lo trovate a pagina 22 sul Corriere, anche questo ci piacerebbe molto approfondirlo, ma insomma vi facciamo vedere solo questi numeri. Insomma, siamo i più anziani d'Europa, secondi nel mondo solo al Giappone, questo lo sapevamo già, abbiamo 187 anziani ogni 100 giovani, questo ci spingerebbe subito a capire un po' di cose su dove si devono indirizzare le politiche, quelle di crescita, quelle di cura, di accompagnamento. È interessante questa statistica, nonostante siamo in una provincia dove anche viziata positivamente dalla presenza di stranieri, ci sia una grande presenza di giovani rispetto alle altre, ovviamente quella di Prato. Quello che in statistica viene definito la piramide rovesciata, ma abbiamo anche un altro record europeo, siamo il paese con la più alta aspettativa di vita alla nascita, e la fotografia del rapporto Noi Italia dell'Istat, ci sono numeri molto interessanti insomma che poi magari approfondirete. Andiamo per concludere sui giornali locali, e in particolare sulla Toscana, non prima di avervi fatto vedere Avvenire, vi invitiamo a leggere questa polemica veramente incredibile sulle croci, sulle vette delle montagne. Sì, avete capito bene, quelle croci che vedete spesso ci sono anche in Toscana. Ovviamente c'è stata una polemica, diciamo una polemica di carta, perché il CAI è stato frainteso, ha detto che non vuole più che si mettano croci sulle vette, poi qualcuno ha capito, e vi faccio vedere apposta l'Avvenire, ha capito che era una questione anticattolica, ma così non era, insomma mettiamoci
mettiamoci una croce sopra, dice Roberto Beretta, pagina 16, nel suo commento. Oppure no, periodicamente ritorna questo dilemma, se sulla cima dei monti debba continuare ad essere posato il simbolo cristiano per eccellenza, o se viceversa in sociale le vette è meglio che restino vergini di ogni segnale, tanto più se religioso. Possiamo dire che la croce di vetta serve, per essere vera deve restare umile, mai imposta. Molto interessante, insomma, questo articolo, che poi è anche un articolo che ci fa capire su come deve essere intesa la laicità. La nazione decide di titolare diversamente dagli altri. Il ministro, e si fa riferimento al ministro Valditara, concede un'intervista al giornale di Agnese Pini. Ridiamo autorevolezza ai docenti, più valore al giudizio sul comportamento, quindi la riforma del voto in condotta annunciata in questa intervista. No, nell'edizione di Firenze, Prato e Empoli, SOS da Paperino. Dimenticati dal comune, un articolo di Formichella che dice appunto che i residenti della zona di Paperino hanno un lungo elenco di lagnanze. Ovviamente, per chi non ci segue da Prato, Paperino è un quartiere pratese di cui conoscete il nome per vari motivi, se non altro perché è appena scomparso Francesco Nuti, che ha fatto un film che si chiama Ad Ovest di Paperino. Ebbene, insomma, cosa succede? Segnalano questi residenti la presenza di campi incolti, erbacce, problemi alla viabilità, il cantiere fermo per la costruzione del nuovo campo sportivo che doveva essere finito nel 2021 e poi si è bloccato. Insomma, un quartiere che chiede attenzione, secondo Formichella. Andiamo a vedere l'edizione pratese. Grido di aiuto da Paperino, andremo sulla Nazione, via Strozzi. Si parla di Prato, un articolo di David Meccoli. La rapina dopo il rimprovero, parla l'anziano picchiato, volevo allontanare due balordi, mi hanno aggredito. Quindi sarebbe questa la dinamica della rapina avvenuta nei giorni scorsi. Sul Tirreno c'è anche la ripartenza del tandem degli abbracci, si parla di solidarietà e anche appunto un approfondimento su diverse questioni che riguardano il volontariato, un aspetto molto importante della nostra città. Tarcisio, il volontario novantenne in servizio con più per più di mezzo secolo, e sotto c'è anche un altro volontario, anzi ci sono altri volontari che salvano le piccole gazze, un racconto appunto, una pagina quasi tutta sui volontari che riguarda appunto Prato, poi anche un richiamo al Monteferrato Festival che c'è dal 12 al 21 giugno, che è stato presentato ieri appunto, ed c'è un omaggio importante al poeta contadino Carlo Monni. Concludiamo con la Nazione di Prato, come vi avevamo detto, basta degrado, pazienza finita, titola. Tra le virgolette giornale che è coordinato nell'edizione locale, come sapete, da Leonardo Viaggiotti, la rabbia di via Strozzi dopo l'aggressione alla coppia di anziani, e c'è chi chiude prima il negozio per paura. Questo è il tema della sicurezza, quello che chiama allarme sicurezza, proprio Leonardo Viaggiotti dicendo è giusto non abituarsi alla violenza, sarà un tema probabilmente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi anche della campagna elettorale. È realmente la sicurezza un problema della nostra città? Quanto lo è in maniera percepita? Quanto influirà la percezione della sicurezza rispetto alla campagna elettorale? Ci sono già diversi casi che riguardano questo. Poi nella fotonotizia centrale vedete estate ostacoli, qual è il riferimento? Alla piscina di Via Roma, insomma, che sarà in formato mini rispetto al fatto che è aperta solamente una vasca. Qui c'è il racconto che viene fatto dalla Nazione, assieme al fatto che ci siano poche altre alternative, però a noi una di queste piace molto. Pronto per la stagione l'impianto di Vernio, non vediamo l'ora perché c'è una piscina fantastica a Vernio, in prossimità, anche raggiungibile col treno da Prato molto velocemente, insomma, che è molto, molto confortevole, chissà se farà il pienone anche quest'anno. Via la catenina dal collo, scippati in strada ai ciliani, si parla ancora di sicurezza, ovviamente di quel tema di cui parlavamo precedentemente, e qui c'è proprio l'esplosione dell'analisi da parte della Nazione, anziani aggrediti, spaccio degrado, chiudo prima il negozio per paura. Questo è insomma l'articolo di Gianluca Barni, che racconta la storia di Gianluca Barni, firmato da Francesco Bocchini. Fa capolino, visto che si parla di sicurezza nuovamente, l'ex sceriffo Milone, servono soluzioni concrete, sono pronto a candidarmi a sindaco, insomma, assieme a quello di Gianni Cenni e di Rita Pieri, sono tutti nomi che fanno riferimento a una stagione, quella politica della vittoria del centrodestra nel 2009, di 15 anni fa, quindi insomma c'è un po' un ritorno. Concludiamo, l'ultima pagina che vi vogliamo far vedere è questa, perché a proposito di elezioni c'è una fibrillazione al centro, coordinatrice di azione sceglie Forza Italia, scintille dentro Italia Viva. Cosa succede? Che Silvia Guarducci, che era referente comunale di azione, appunto
si è avvicinata, come vedete dalla foto, chiaramente all'abbraccio del centrodestra, appunto fra Erika Mazzetti e Rita Pieri, è entrata nel gruppo degli azzurri dopo essersi dimessa ovviamente dal suo incarico, però insomma vi fa capire anche che cosa probabilmente sta succedendo. Qua ci sono due foto, anche un doppio dibattito che viene segnalato sulle pagine della Nazione. Il primo riguarda la verità sul caso Moro. Giovedì alle 21 nel chiostro di San Domenico l'incontro La Verità Mai Detta sul rapimento di Aldo Moro, appunto parla degli atti della commissione d'inchiesta promosso dall'associazione Punto d'Incontro. Gero Grassi, che è l'ex vicepresidente della commissione, dialogherà con Antonello Giacomelli, che vedete qui appunto il commissario della GCOM nella foto, ma sotto c'è invece una notizia che riguarda il nostro ospite di oggi, perché si inaugura da stasera a Montemurlo la festa dell'Unità. Oggi alle 19 è apertura ufficiale della festa provinciale dell'Unità a Montemurlo, al Parco della Pace, alle 21 inaugurazione con Marco Biagioni, segretario PD di Prato, e Alberto Vignoli, segretario PD di Montemurlo e presidente dell'Assemblea PD, sul palco principale alle 21.30, appunto Cinzia Cini e la Magic Band. Ebbene, insomma, è una notizia importante, perché in realtà sono 7 anni che la festa provinciale dell'Unità non si fa a Prato. Subito dopo la pubblicità chiederemo a Marco Biagioni perché. Una volta il monopolio dell'energia, poi è arrivato il mercato libero, una selva di offerte ricca di insidie, dove non è facile districarsi. Ma oggi con Multienergia hai la garanzia di avere tariffe sempre convenienti con la massima trasparenza. Vai su multienergia.com. Multienergia, la trasparenza è la nostra forza. Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura! Parcheggiare al Serraglio è come essere già in centro! Parcheggio del Serraglio, 400 posti al coperto, moderno e sicuro, per auto, moto e bici, tariffa giornaliera a 6 euro, tariffa notturna a 1 euro, aperto 24 ore. Parcheggio al Serraglio, il tuo parcheggio in centro. Martedì 27 giugno, bentornati a Prima di Tutto, nell'ultima settimana di Prima di Tutto, sono gli ultimi approfondimenti, ovviamente l'ultima settimana di questa stagione che facciamo, e inauguriamo questi approfondimenti con Marco Biagioni, segretario del PD Pratese. Grazie di essere qui. Buongiorno, grazie dell'invito. È un piacere, vediamo subito la sua foto, qui abbiamo insomma, partiamo dalla notizia che viene raccontata anche dalla Nazione, ma nei giorni scorsi è stata raccontata da altri giornali. C'è la festa dell'Unità, Biagioni, è una novità, perché insomma sono 7 anni, se non ricordo male, che non c'era la festa provinciale dell'Unità, giusto? Il grande ritorno della festa dell'Unità, era da 7 anni davvero, ci siamo impegnati perché la richiesta poi era veramente forte per organizzare un momento che è storico del nostro partito e della storia del centro-sinistra pratese e non solo. L'abbiamo deciso di fare con un programma fra l'altro molto ambizioso, che porterà davvero tanti esponenti nazionali, regionali, locali a discutere insieme a noi di quello che sarà il futuro del paese e della città. Lo faremo in mezzo anche a un bar gestito dai Giovani Democratici, una pizzeria, un ristorante e tanti momenti anche ricreativi. Ecco, è questo il bello anche di fare comunità. Leggo insomma dal cellulare, usandolo come se fosse una cartellina, di nomi, vabbè, è inutile che legga perché sono i nomi più importanti: Schlein, Bonaccini, Calenda, Fossi, Furfaro e così via, ma ce ne sono molti altri. È un programma molto ricco. Senta, cerco di metterla subito in difficoltà: è una voglia di ritorno al passato, o come già lei diceva, c'era una richiesta forte, eccetera, o anche come dire, un modo per prepararsi alle elezioni comunali che ci sono l'anno prossimo?
Un po' tutte e due, nel senso, chiaramente noi non guardiamo al passato, però il nostro partito ha una forte tradizione e dobbiamo prendere anche modelli che erano positivi come quelli della Festa dell'Unità, però guardando comunque al futuro e creando oggi una piattaforma anche che guardi a quelle che saranno le nuove sfide del presente e del futuro. Fra queste chiaramente ci sono anche le amministrative 2024, non ci sono solo esponenti nazionali, vuole essere anche un luogo nel quale realtà associative, persone che vivono nel nostro contesto possano lì trovare spazi di dibattito, di confronto insieme a noi per costruire poi qualcosa per il futuro. Abbiamo già iniziato, lo stiamo facendo, la Festa dell'Unità è un'altra di queste importanti tappe, non ci fermiamo neanche nell'estate. Senti Virginia, ma le persone si chiederanno adesso perché non è stata fatta negli ultimi 7 anni, per motivi finanziari o per motivi culturali? Perché uno potrebbe anche pensare, con la stagione renziana che voleva un po', usiamo questa parola, rottamare, anche se ormai non si usa più e anche lui stesso l'ha rottamata, però insomma voleva un po' mettere da parte alcune tradizioni, insomma legittimamente penso, insomma dal punto di vista politico, cioè è questo il motivo o è un motivo finanziario, cioè non c'erano più fondi nel partito? Sono... Allora, negli anni passati è stata fatta un'altra scelta, le Feste dell'Unità non si sono mai interrotte, però non è più stata fatta una grande Festa dell'Unità, sono state fatte tante Feste dell'Unità in giro per i circoli e per i quartieri, che comunque sono state una forte presenza sul territorio da parte del Partito Democratico, però era da anni che non c'era un momento grande in cui poter costruire un evento del genere. Io penso che sia principalmente per due motivi, al di là del fatto che insomma c'è stato un periodo storico nel Partito Democratico in cui è stata rimessa in discussione tutto, compresa anche la Festa dell'Unità, c'era anche il fatto che non c'era una comunità così in fermento come è adesso. Poi è chiaro che il bilancio ora sta molto meglio nel PD, quindi ci permette anche oggi di avere anche una struttura importante, ma devo riconoscere questo ed era qualcosa che non ci aspettavamo, c'è tanta voglia di partecipare, di fare il volontario e la volontaria nel nostro partito oggi, e quindi noi abbiamo sfruttato l'occasione. Perché giustamente l'avrete già riscontrato, organizzandola avete capito di che forte potete disporre, quindi avete capito che c'è voglia di partecipare, questo forse non è banale, soprattutto per la scadenza di cui parlavamo prima. A proposito di scadenze, c'è anche spazio e volontà di riflettere sulla città che verrà in questa festa, in questi giorni, diciamolo che parte stasera e finisce il 13 luglio? Il 16 luglio. Saranno 3 settimane, c'è la voglia di parlare anche di questo, chiaramente durante l'estate noi, come ho già annunciato in direzione, se vogliamo se ne può parlare, apriremo una stagione anche di consultazione con la città, oltre che al nostro interno, per parlare anche del programma e del futuro sindaco e della nostra futura lista, quindi è chiaro che questa sarà una tappa fondamentale in cui parlare e ragionare ulteriormente di quello che sarà il futuro della città, tanto che ci sono anche tanti eventi riconducibili a questo, che parlano del tema della sanità, della scuola, del lavoro, la formazione, l'immigrazione. Ecco, noi ci puntiamo davvero e invitiamo tutta la cittadinanza, colgo qui l'occasione, per venire a dibattere e discutere insieme a noi, perché per noi è fondamentale il confronto e anche l'autocritica, venite, criticateci e cercate di cambiarci. Questo può essere un aspetto insomma da approfondire. Magari più tardi le chiedo anche rispetto agli ospiti che avete chiamato quale può essere il dialogo, non solo alle persone che partecipano, perché già tra quelli che sono sul palco si può attuare una discussione, no? Non sono tutti nello stesso partito, nel partito ci sono diverse sensibilità e voi le rappresentate in questa festa, ma non è certo per parlare della festa che l'ho chiamata. Io prima di tutto vorrei capire da lei, che a questo punto ha fatto un bel pezzo di strada alla guida del Partito Democratico, certo non lunghissimo, non voglio esagerare, insomma ha cominciato da un anno e mezzo. Ecco, che città sogna lei? Voglio sovvertire un pochino l'ordine delle cose invece di parlare di nomi o di assetti. Che città sogna lei? Che città, che Prato sogna? Allora, partiamo dal presente in questa analisi. Il presente vuole che Prato sia una città incredibile, un vero e proprio laboratorio nazionale che vive dei fenomeni e dei contesti che probabilmente in altre città in Italia e in Europa si vivranno fra anni. E c'è anche un forte fermento rispetto a tantissime realtà associative, sono più di 500 solo quelle registrate e che si occupano di pezzi anche della vita quotidiana delle persone della città. Ecco,
A me piacerebbe, io sogno una città che anche dal punto di vista amministrativo possa mettere in rete tutte queste realtà che sono proattive e che davvero oggi e nel futuro possono indicarci anche quali possono essere i futuri sviluppi, ma non solo per Prato, anche per la regione, per il paese, perché da qui passa il futuro dell'Europa. Ecco, a me piacerebbe una città che avesse la consapevolezza di quello che è e che quindi possa proiettarsi davvero, sperimentando sempre di più anche nuove formule di fare politica in tutti gli ambiti, da quello del lavoro. Qua possiamo sperimentare tantissime cose sul tema del lavoro. Una di queste, ad esempio, è la settimana corta, come altre politiche. Gli appalti a ribasso, vogliamo finalmente superarli? Facciamolo anche nel privato. Possiamo qua fare qualcosa, perché noi qua subiamo anche quelle che sono poi le conseguenze negative, tipo sistemi di sfruttamento locali che purtroppo esistono, che dobbiamo riconoscere e che dobbiamo superare, anche sperimentando nuove formule sul lavoro come su tantissime altre cose. Noi qui siamo la città che ha inventato l'economia circolare prima che questa fosse definita sui tomi accademici. Ecco, noi siamo questi, siamo quelli che già di per sé sono proiettati sul futuro senza neanche accorgersene. E quindi ecco, la città che a me piacerebbe e che vorrei è una città che ha questa consapevolezza e che possa veramente essere punto di riferimento nazionale. Ritorno alla Festa dell'Unità. La Festa dell'Unità ha un ambizioso programma anche con esponenti nazionali, perché il nostro obiettivo è anche questo, assolutamente quello di far comprendere a tutto il paese che cos'è Prato. Questo ci rende più forti. Abbiamo visto a settembre cosa è successo sul parlamentare, no? Dinamiche interne al Partito Democratico e i vari rapporti e livelli fra il partito della federazione e il livello nazionale ha portato poi a una candidatura che non era pratese. Questo perché? Perché la federazione di Prato è sempre stata molto debole nei rapporti con il livello nazionale. Noi invece stiamo dicendo no, noi siamo una potenza e siamo un laboratorio, e quindi è utile che siamo ascoltati. Sapevo che avendole fatto questa domanda a una persona che ha visione politica è un po' come fare una domanda a piacere a uno studente che si presenta alla maturità, avrebbe detto un sacco di elementi. Infatti ne ha buttati sul tavolo tanti. Il primo e l'ultimo da cui insomma è partito e con cui è concluso è quello su cui mi voglio concentrare, cioè lei dice partiamo dal presente, Prato è straordinaria. Però ecco, al posto che raccontarlo, e dico per questo anche l'ultimo, anche agli altri, farlo riconoscere a livello nazionale, non c'è anche un problema di farlo capire ai pratesi? Che mi pare che i pratesi invece non se ne rendano tanto conto di questo, però questo me lo deve dire anche lei, non lo so. È vero, è molto interessante, perché noi stiamo facendo gli stati generali, che sono delle occasioni di confronto in cui stiamo chiamando le migliori esperienze, le realtà associative, ma tutti i cittadini e le cittadine interessate a parlare con noi delle prospettive future di Prato su varie tematiche. L'abbiamo fatto con gli stati generali del lavoro, 250 persone, più di 40 realtà associative. Lo abbiamo fatto recentemente con quello delle comunità legato al tema della cittadinanza e dell'immigrazione, oltre 200 persone lì, 83 associazioni coinvolte. Fra queste ce ne sono tante, no? Di esperienze anche esterne, che quindi studiano Prato con un occhio con un punto di vista, certo, diverso, e che favoriscono anche per noi che viviamo Prato una percezione diversa. Quello che secondo me oggi manca alla politica tutta, io ora chiaramente parlo del Partito Democratico, è avere la capacità di stare nella quotidianità delle persone. Lunedì noi abbiamo avuto una direzione, io butto gli elementi, mi scuso. Qua siamo liberi, se no abbiamo fatto, la interrompo se non c'è interesse. Abbiamo fatto una direzione in cui abbiamo dato il via al nostro percorso verso le amministrative. Ho fatto una relazione di quasi 20 pagine in cui ho toccato diversi temi. Il primo punto, che secondo me è la priorità, è questo, cioè quello della quotidianità, cioè riuscire oggi, noi che abbiamo la struttura per farlo, perché abbiamo 39 circoli disseminati nei territori, a stare nel presente delle persone. Molto spesso la politica viene percepita come qualcosa di lontano. Noi siamo molto percepiti come quelli che guardano troppo al futuro ma poco al presente delle persone. Ecco, noi oggi abbiamo bisogno, ma tutta la cittadinanza ha bisogno, della nostra presenza che lega le esigenze quotidiane a quella che è una visione di prospettiva, ed è quella poi che fa la differenza e che crea l'eccezionalità di questa città. Avete capito che qua c'è anche un racconto che probabilmente sentirete risuonare nelle prossime battaglie elettorali, che insomma è questa la strada tracciata, ed è interessante poi vederla anche rispetto alla differenza con il centrodestra. Ma prima di parlare del centrodestra volevo concentrarmi un attimo ancora su di voi. Fa più paura questa divisione che c'è stata tra progressisti e insomma
mettiamola così, tra bolliciniani, non voglio usare gli aggettivi sprecati, schleiniani, oppure in questi, è superata già nel vostro partito? Qui a Prato noi ci siamo divisi in un congresso, come è normale che sia, anche con delle tensioni normali in un congresso, ma subito dopo noi ci siamo compattati. È una cosa retorica quella che sta dicendo oppure è la verità? No, non è retorica. Che si dice sempre così, però. Non è retorica, lo si vede dalla segreteria che io ho composto, una segreteria che vuole superare le logiche, le dinamiche correntizie per come le conoscevamo. Io non sono contro le correnti, se queste sono di pensiero, sono contro le correnti di potere. Ecco, non c'è stata una dinamica che ci ha portati a costituire una segreteria che era una somma di quote correntizie, ma era invece la volontà unitaria di andare oltre e di sperimentare anche un nuovo modo di convivere all'interno di un partito vasto e ampio come questo. Stessa cosa sta succedendo in questi giorni, cioè noi siamo tutti compatti, uniti nel dire che oggi la prospettiva e la sfida sono le amministrative del 2024, le regionali 2025, dobbiamo assolutamente essere uniti e per farlo dobbiamo anche contaminarci e quindi accettare di mettere in discussione anche fra di noi quelle che sono, diciamo, le nostre convinzioni. Sta funzionando e la festa dell'unità è un esempio perché ci abbiamo lavorato tutti. Poi fuori onda magari mi dice, perché non voglio tediare i nostri telespettatori, come si fa ad evitare che le correnti di pensiero diventino correnti di potere, però questo è un dibattito che sarebbe molto più ampio e interessante. Senta, prima ho parlato della destra, lei ha parlato di due sfide importanti, siete concentrati sull'orizzonte delle amministrative e delle regionali, c'è la destra che ovviamente avanza, l'abbiamo raccontato prima, un po' dappertutto, inutile dire dove, perché è difficile dire dove non vince in questo momento, anche in Toscana, alle ultime elezioni c'è stata la riconferma alle comunali per i comuni del centrodestra, guidati dal centrodestra, una cosa non banale, soprattutto per le dinamiche che si erano succedute prima, per il fatto per esempio che a Pisa c'era una coalizione molto forte, unita, di campo largo, mettiamola così. Insomma, senta, la difficoltà è questa, che all'orizzonte ci sono queste amministrative di Firenze, Prato e Livorno, tra i capoluoghi, per esempio anche Empoli, dove Prato sembra la città nelle mire più prossime al centrodestra, dove il centrodestra vorrebbe investire. Fa paura questa destra? Allora, Prato è contendibile, senza ombra di dubbio, anche alle ultime due politiche il centrosinistra ha perso, questo vuol dire che c'è un elettorato qua presente che è molto attento ma che sa anche distinguere quali sono anche diciamo, i livelli su cui vota, no? Noi nel 2019 abbiamo assistito all'Europea, a una Lega che stravinceva qui a Prato, poi all'amministrativa lo stesso giorno in due schede diverse invece vinceva il centrosinistra in tutte le nostre città. Quindi certo Prato è contendibile, ma soprattutto Prato è una realtà in cui farà tanto la differenza, secondo noi, la nostra proposta sulla città. C'è un livello che è quello nazionale in cui io spero che il Partito Democratico riesca anche con questa nuova conduzione di Elly Schlein a incidere e a far comprendere quella che è la sua nuova identità. A Prato questa nuova identità la stiamo già sperimentando, vogliamo declinarla attraverso la capacità di governo che solo noi abbiamo, ma anche la visione, appunto, e lo stare fra le persone, che sembra uno slogan, ma che è veramente ciò che farà la differenza: stare nella quotidianità delle persone, stare nelle frazioni, comprendere insieme come possiamo incidere anche nelle piccole cose. Una delle cose che noi faremo, per esempio, è anche quello di recuperare, no? Si diceva prima il ritorno un po' al passato, sì. Recuperare però ad esempio anche la tradizione del mutualismo. Se c'è una cosa che il PD ultimamente non ha fatto è quella di tra virgolette abbassarsi a gestire anche dei servizi, delle esigenze pratiche delle persone. Ecco perché prossimamente apriremo le nostre sedi insieme anche a ARCI, CGL, AMPI e tantissime altre realtà associative per fornire anche dei servizi che servono alle persone, orientamento sul lavoro e altri tipi di cose. Ecco, vogliamo fare anche questo, è il nostro impegno. È molto chiaro. Senta, al diciamo, puzzle che sta componendo manca anche quello della personalità che porta questa proposta, che sia insomma, un giovane, una donna, un uomo, questo poi insomma ne parleremo in futuro, però ecco, rispetto a questa, diciamo così, a questo aspetto forse è importante anche che qualcuno incarni, no, questa proposta, perché per esempio nel caso che lei citava prima c'era Matteo Biffoni che, possiamo citare i sindaci della provincia di Prato che hanno avuto quella stessa dinamica, no, sul voto di destra alle europee e poi invece sono stati confermati personalmente dai loro cittadini. Ecco, in questo senso
Passo prima agli avversari, anche se lei non ne parla molto volentieri. Si vede dall'altra parte, da sondaggi sotterranei che noi giornalisti abbiamo potuto visionare, che Giorgio Silli gode del consenso maggiore. Poi lasciamo perdere che Giorgio Silli probabilmente continuerà a fare il suo mestiere di sottosegretario, così ci ha detto qui a prima di tutto. Però insomma, è lui che farebbe più paura come avversario? Io non penso che noi si debba essere impauriti da chi sarà la proposta del centrodestra. È chiaro che la figura del candidato sindaco fa la differenza, perché intorno a questa figura, che deve incarnare questo percorso che noi abbiamo in mente, poi si va a costituire anche tutto un campo, perché non basta solo il Partito Democratico. Io vorrei essere concentrato invece su quello che facciamo noi. Appunto, quest'estate noi apriremo una stagione di consultazioni, appunto, per riuscire a individuare la figura che unisca maggiormente il PD e la città intorno al nostro progetto politico. Il nostro obiettivo è arrivare entro ottobre ad avere questo candidato, per poter così subito dare la spinta finale a quello che noi già stiamo facendo. C'è una vera e propria campagna anche di consultazione oggi sul programma con tutte le realtà associative e la cittadinanza. Non siamo però impauriti. Se il PD a Prato fa questo PD, non ce n'è per Quindi nessuno. Lei mi dice che già per ottobre potreste avere una candidata o un candidato sindaco? È il nostro obiettivo. Noi non vogliamo arrivare alle primarie, oggi ci sono le condizioni per arrivare a una candidatura unitaria. Biffoni non ci sarà più dal punto di vista della candidatura, ovviamente, perché non c'è la possibilità di fare un terzo mandato nel nostro paese, nonostante Biffoni sia contrario a questo, insomma, lo disse qua una delle prime volte che partecipò, peraltro. Perché è un problema e perché è un'opportunità per il Partito Democratico il fatto che non ci sia un altro Biffoni? Domanda difficilissima, lo capisco molto bene. Allora, prima di tutto ho chiesto a Biffoni. Il suo inizio mi piace, prima di tutto mi piace. Prima di tutto a Biffoni ho chiesto, insomma, apprezzando il suo sì, di affiancarmi in tutto questo, perché comunque è un sindaco uscente che ha determinato forti cambiamenti nella nostra città e che ha creato oggi le condizioni addirittura per migliorare le stesse politiche che noi portiamo avanti da anni. Certo è che l'impossibilità ad oggi di potersi ricandidare ci impone anche di mettere in discussione quello che noi abbiamo fatto e di guardare a prospettive nuove. Ora, noi abbiamo delle dinamiche nel Partito Democratico uniche, diciamo, anche rispetto al contesto degli altri partiti, perché come vedete c'è una generazione, quella dei trentenni, che oggi guida il Partito Democratico e che si ritrova a collaborare in maniera estremamente positiva con una generazione comunque giovane, che è quella di Matteo Biffoni, che ha guidato queste città. Ecco, insieme noi possiamo effettivamente creare le condizioni per, nella continuità, creare però un'innovazione e un rinnovamento rispetto alle nostre politiche. Siamo progressisti, di conseguenza noi tendiamo a mettere in discussione sempre tutte le cose che noi facciamo, e credo che lo spirito di autocritica, oggi anche un po' imposta da questa condizione, ci porterà a migliorare ancora di più la nostra proposta. Sì, migliorativo, dice lei, è molto chiaro. Senta, ha detto, parlato lei di generazione, ogni volta che viene qua ne parliamo in qualche modo, cerchiamo di avvicinarci al tema, è impossibile non farlo con lei. Lei si è preso anche dell'incosciente a volte, però non si può dire che non sia coraggioso, perché insomma ha sfidato anche con, insomma, questo gruppo di trentenni le convenzioni anche che ci sono state, vincendo talvolta, insomma, come dimostra il fatto che lei sia il segretario. Ecco. Le chiedo, come mai invece non è possibile avere una proposta, lo dico in generale per la politica, di candidati sindaci giovani? Perché è così complicato? È un mestiere difficilissimo, ci vuole l'esperienza, lo voglio capire da lei. Cioè, perché non lo chiedo a lei personalmente per dire perché non fa lei il sindaco, ma penso anche ad altre persone che abbiamo ospitato qua, che fanno parte del gruppo dirigente del partito e che sono comunque della sua età, addirittura più giovane di lei. Cioè, perché un sindaco giovane è quasi impossibile? Nel 2019, quando io presi il record di preferenze sui giornali, ma anche così parlando, erano tutti convinti che io mi sarei candidato a fare l'assessore, perché uno che prende tante preferenze è fortissimo in questa richiesta. In realtà io non chiesi niente, perché ritenevo necessario… Nonostante le venne offerto? Non mi fu offerto, però non lo pretesi e non lo chiesi. Okay.
Però glielo chiesero dopo, insomma, mi ricordo. Mi è stato chiesto dopo. In un altro passaggio. Sì, sì, però in quel momento là io dissi questo: il mio compito adesso, che mi sento, è quello di continuare a fare politica come sempre facevo, imparando e studiando per poter fare meglio l'amministratore anche in futuro. E io credo che questa nostra generazione sia estremamente consapevole del fatto che noi abbiamo delle idee, una visione molto chiara, però è necessario anche fare esperienza amministrativa prima di avere dei ruoli. E vabbè, poi sul tema dell'assessorato, che poi mi fu offerto, lì c'era un'altra fase in cui... Non andiamo ad invischiarci, tra l'altro, che riguarda anche il centro, Italia Viva, c'era un detto questo, sulla generazione giovane, quello volevo sapere. Questo è chiaro. Oggi a noi ci viene imposto anche l'assunzione di responsabilità anche nel governo delle nostre città. Il prossimo anno, di conseguenza, sicuramente, qui lo dico, ci sarà un folto gruppo di giovani che si candideranno, non al ruolo di sindaco, comunque a ruoli nelle varie liste che porteranno questa nuova visione sempre di più. Che dice lei, c'è un tempo per tutto, partecipare non in prima linea da candidati non vuol dire non partecipare all'azione politica, per ciascuno ha le sue, ho capito perfettamente che cosa vuole dire. Senta, il suo racconto è sempre lineare, Biagioni, no? Sempre un inizio, una fine, una crescita, trova basi nel passato e insomma visioni nel futuro. Però per essere credibile lei ci deve dire almeno un errore politico che ha fatto, di cui si pente in questi anni, in questi ultimi mesi, se c'è, adesso a parte le battute, c'è un rimorso, una cosa che avrebbe fatto diversamente ripensandoci oggi? Sì, assolutamente, io sono ancora qua e non ci dormo la notte a volte ripensandoci. All'anno scorso, all'agosto dell'anno scorso, quando c'erano le trattative per il parlamentare, no? E il candidato parlamentare Pratese, io lì non ebbi la capacità di decidere io e di prendermi la responsabilità della decisione, cercai in tutti i modi di mettere insieme un partito intorno a una figura, e quando mi accorsi che non era possibile non ebbi la capacità di prendere una decisione. A chi ha chiesto scusa per questo errore? Al mio partito l'ho chiesto scusa, non a una persona in particolare. Adesso so che io ho una responsabilità, sono il segretario di questo partito in un momento estremamente delicato, quindi non commetterò lo stesso errore. Uniamo il Partito Democratico, so già che alla fine il nome comunque porterà, insomma, sarà portato dalla mia firma. Bene, si prende una responsabilità e anche una dichiarazione molto sincera. In un anno si può crescere, insomma, possono cambiare tante cose. Veramente grazie Biagioni di essere stato con noi, abbiamo parlato di diversi temi, chi vorrà approfondirli, ciascuno dei temi, potrà partecipare alla festa che si svolge a Montemurlo, al Parco della Pace, se non ricordo male. Sì, esatto. Al Parco della Pace, da stasera fino al 16 di luglio, lo ripetiamo, il programma, dove è possibile visionarlo, sul sito del Partito Democratico, quindi se volete vedere veramente un parterre ricco. Come vi dicevo, si parla di questioni locali, cittadine, nazionali, si mischiano tutte. Non ho fatto in tempo a farle la domanda, Fortunato, sulle alleanze, sul campo largo, anche perché, però così al volo, anche se siamo molto fuori dal tempo, ci sono tanti ospiti, come dire, anche dei partiti vicini, Calenda, sono proprio i protagonisti, no? Certo. Cioè, c'è anche il Movimento 5 Stelle addirittura, insomma. Poi, Italia Viva, 5 Stelle, Italia Viva, Azione, Sinistra Italiana. Lei ci crede a questa roba del campo largo? Io ci credo, partendo dal presupposto, il PD ha le idee chiare, mette sul tavolo le sue idee e ci confrontiamo, cerchiamo di capire se ci sono punti di convergenza. Io ci voglio credere, anche solo alla possibilità di provarci. Anche perché poi, come dire, dopo che avete trovato una sintesi sul programma, è lì che va proposto anche un candidato. Insomma, esatto. Bisogna parlare prima delle idee, immagino. Necessario. Ci sono diverse cose su cui ancora non siete d'accordo, ma potete limare. In città, secondo lei, questa è l'ultima domanda che le faccio, è più possibile il campo largo che a livello nazionale oppure no? Sì, io credo di sì. Credo che in città ci siano le condizioni per provarci. Bene, insomma, accogliamo anche questo appello di Biagioni. Grazie davvero di essere stato con noi, grazie ai nostri telespettatori. Proseguiamo con il racconto della Toscana per l'ultima settimana, la prima di tutto. Lo facciamo come sempre alle 7.30 del mattino qui su 75. Se volete potete riascoltare le parole, appunto, dei nostri ospiti, del nostro ospite di oggi e di quelli di tutti i giorni sul podcast che abbiamo su Spotify. Vi diamo appuntamento a domattina, sempre qui su TV Prato.
programma è stato offerto da Confcommercio Pistoia e Prato. Scopri i vantaggi di essere socio. Nigro Costruzioni. Creiamo spazi, costruiamo il futuro. www.nigrocostruzioni.it